Ragazze e ragazzi, prima di tutto iscrivetevi al canale di YouTube e attivate la campanella per avere tutte le notifiche su quando sono usciti i video. Ora tocca a voi Arianna e Matteo. Ok, andiamo a vedere questo bel lettore di carte di Samap, che ringrazio Samap, e andiamo ad aprirlo adesso in modalità veloce. La bacheca per vedere con cosa puoi pagare, un'altra da attaccare sulla vetrina e questo cavo da tipo Android, perciò è per tutti, non è tipo C ma è Android. Eccoci con il nuovo lettore Samap, che è diventato da quest'anno molto più leggero e facilmente portabile ovunque. Infatti vedete la grandezza come quella di un palmo di una mano e potete pagare facilmente con tutti i metodi di pagamento principale come Apple Pay per esempio. Potete utilizzare il dispositivo Samap da Android 4.4 a iOS dal 7 in poi, quindi potrete usarlo con tutti i sistemi operativi più recenti. Inoltre trovate il caricabatteria Ioni dal cavetto universale per caricarlo. Altra particolarità è che la carta la potrete inserire sul davanti in modo che sia semplice inserire la carta oppure appoggiarla sul dispositivo. Potete facilmente collegare il dispositivo Samap con un'applicazione sul vostro smartphone in modo da inserire sul tastierino numerico l'importo pagato, mentre su Samap applicherete il PIN con cui pagare. Questo è, come vi abbiamo spiegato, il lettore. Questa è l'app. Avete qua il vostro prezzo da mettere per poi far mettere la carta o sopra col contactless ai vostri clienti. Qua avete reso conto di quello che avete fatto oggi. Vedete, qua è collegata col Bluetooth e c'è scritto Samap. Qua invia, potete inviare i vostri colleghi o ad altri soldi, e qua avete tutto quanto, assistenza al cliente, tutte le vostre procedure. Questa qua è l'app Samap e niente, ringraziamo ancora Samap di avercelo dato e con questo è tutto del video Samap.